Buongiorno YouTube e benvenuti alla prima recensione del nostro canale Musica Life. Il disco di cui voglio parlare, è un disco misconosciuto dai più, tutto italiano. Sto parlando di Zarathustra del Museo Rosenbach. L'album è stato pubblicato in Italia nel 1973 da parte della BMI Ricordi e ristampato nel 2014 dalla Sony. Ormai questo disco è entrato, a detta di tanta gente, nelle pietre miliari del rock progressivo europeo, assieme a gruppi del calibro di King Crimson, Genesis e così via, per citarne alcuni. Ma il Museo Rosenbach da chi è formato? Il gruppo si forma nel 1971 attraverso l'unione di alcuni membri di gruppi che avevano partecipato a Sanremo, quali La Quinta Strada e Il Sistema, che si sono uniti e hanno creato il gruppo che all'inizio era chiamato Inaugurazione del Museo Rosenbach, che consisteva principalmente in cover rock blues per esempio di Jimi Hendrix, Otis Redding, Wilson Pickett e così via. Un anno prima della pubblicazione di Zarathustra firmarono con la Ricordi. Per questioni anche di lunghezza abbreviarono il nome in Museo Rosenbach. L'anno dopo Zarathustra vede la luce, diciamo, viene pubblicato con una capacità compositiva migliorata e rifinita e con delle linee musicali molto più eleganti rispetto agli albori del gruppo. Il disco in sé si presenta come un concept album, ovvero uno di quegli album in cui ogni brano ha un suo filo conduttore, insomma, che non sono brani staccati gli uni dagli altri. In questo caso il concept è dedicato a Zarathustra, come lo chiamavano i greci Zoroastro, profeta persiano del V secolo a.C. circa. Le vicende di Zarathustra sono narrate anche da Nietzsche in Also sprach Zarathustra, come chiamato in Italia, Così parlò Zarathustra. Nietzsche racconta della discesa del profeta dalla montagna in cui meditava per indottrinare la gente al superuomo e per fornire loro i mezzi per superare se stessi. Già mi immagino adesso voi dall'altra parte dello schermo. Che palle! Già la prima recensione è già fare due maroni così sulla storia. Perché lo faccio? Rimanete un altro. Non andatevene subito dal video, aspettate un secondo. Il disco era uscito in un periodo particolare, diciamo un periodo in cui eravamo appena usciti dal 69, con vari movimenti di rivolta giovanile, eccetera, in cui la maggior parte dei gruppi musicali, visto che stiamo parlando di musica, era di orientamento politico di sinistra e molte volte, quasi sempre, usavano la musica come veicolo per esporre le proprie idee. Il Museo Rosenbach, nel tentativo di essere controcorrente, riuscirono nell'intento talmente bene da farsi del male da soli. Alla pubblicazione del disco, la RAI censurò il disco, nonostante tutte le possibili scusanti e raccomandazioni della casa discografica, sia perché nella copertina era raffigurato un collage di rivista dell'epoca, tra cui c'era anche un busto di Mussolini messo apposta da uno dei membri del gruppo. E anche perché il pensiero di Nietzsche era stato riutilizzato dai nazisti per colpa, diciamo, della sorella di Nietzsche, che alla sua morte recuperò il materiale e poi venne riutilizzato dal movimento nazista per promuovere l'idea dell'ariano come essere perfetto. Ok, ora che avete capito qual era il quadro storico, il disco com'è? Che è la cosa più importante. Il disco è complesso, però non troppo, ed è suddiviso nel vinile in due lati. Da un lato c'era la suite, composta da 5 movimenti e della durata di 20 minuti circa. Dall'altro c'erano i restanti 3 brani, con una durata totale di circa 40 minuti. Non voglio dire come si articolano i brani uno per non rovinare la sorpresa dell'ascolto, però, come la tradizione del rock progressivo, dirò semplicemente che anche in questo disco i cambi di tempo e di ritmo non sono pochi e avvengono anche in maniera abbastanza fluida.
Il disco trae ispirazione dalla musica classica e anche dai gruppi di rock progressivo del periodo, tra cui Pink Floyd e King Crimson, ma senza dimenticare i connazionali, Banco del Mutuo Soccorso, Le Orme, PFM e così via. Il Museo Rosenbach però ha, diciamo, preso il meglio di tutti questi gruppi e li ha miscelati in un'unica formula che è risultata molto convincente. È un generale tipico della musica rock degli anni 70, comunque gli strumenti si sentono tutti bene, basso, batteria si sentono bene, forse l'unica pecca, però questo è dettato dal mio gusto personale, forse c'è stato troppo riverbero e il volume della voce, forse rispetto agli altri strumenti, è un po' troppo alto e quello della chitarra forse poteva essere un pochino più alto, però gusto personale. Chi lo sa, magari qualcuno avrebbe preferito che la voce fosse anche più alta oppure semplicemente che gli va bene così com'è. Probabilmente a causa della storia del gruppo non abbiamo avuto nell'arco di questi 40 anni delle riedizioni o comunque delle remasterizzazioni del disco che sarebbe potuto andare a correggere alcuni errori dotati dalla tecnologia del tempo. Anche se non voglio considerare il live in studio del 2012 perché è più una riregistrazione dei brani. L'esecuzione e la qualità dei brani è a livello di gruppi come Banco del Mutuo Soccorso, Aria o PFM, quindi comunque sia molto superiore rispetto alla maggior parte dei gruppi di rock progressivo che erano nati in Italia in quel periodo. Nonostante nel disco tutti gli strumenti suonino perfettamente, secondo me una nota di merito particolare va fatta sia al cantante Stefano Galifi che a quello che ha scritto i testi, Mauro La Luce. La voce del cantante va ad aggiungere al disco già di per sé abbastanza espressivo un carattere, un'espressività ulteriore, grazie anche all'interpretazione emotiva delle varie parti narrative del brano. I testi di Mauro La Luce sono molto eleganti e si incastrano molto bene nei cambi di ritmo e di tempo tra i vari brani o all'interno dello stesso brano. Ed è riuscito ad scrivere dei testi che a molto abbastanza immediati, riuscendo però a non inciampare nell'ermetismo stretto. In conclusione, secondo me il disco è un must have, grazie anche alla Sony, che nel 2014 lo ha ristampato, non esiste più il problema della reperibilità del disco, problema che invece prima era ben presente. Dobbiamo ringraziare anche i giapponesi che, attirati da questo disco, hanno portato l'attenzione su questo gruppo e anche noi italiani abbiamo riscoperto questo disco. La recensione finisce qui è tutto da Musica Life, al prossimo video.